una sorta di alter ego, che poi no, quindi ritrovavo sul palco con maggior sicurezza, con maggiore. Io sono una persona più timida, anche se poi non sembra, me lo dicono tutti, però Nostromo è un piccolo alter ego, dal nome potentissimo. È una maschera. Sì, conosciuto ormai da tutto il mondo, Nostromo come primo uomo, il nostro uomo, comunque vada. Esatto. Quindi ti sei nascosto dietro, la tua figura si è nascosta dietro a Nostromo, che poi esplode sul palco, chiaramente, con la musica che tu suoni. Senti, Esattamente. ma a prescindere dal nome Nostromo, come ti è venuto in mente, cioè adesso a prescindere la nascita di questo nome d'arte? Bah, stavo messaggiando con Eliano, che è un ragazzo col quale lavoro, che fa parte della mia squadra, e mi fa: Ma pensiamo a un nome, cioè pensa a un nome. E io in quell'esatto momento, sono una persona un po' strana sotto certi versi, stavo leggendo il vocabolario del mare, e che in realtà è molto affascinante perché racchiude tutte le terminologie, no, che riguardano il mare, la navigazione. E come mi dice questa cosa, leggo Nostromo lì e faccio: Se possono dire parolacce? Dice: Certo, Cazzo, ma è bellissimo. Nostromo. Eh sì, cioè, una parola. No, no, A no, me piace, a tutte no, queste oche. devo dire che comunque è una cosa molto carina, molto particolare, Nostromo, soprattutto in questo momento dove tu dici, stavo leggendo l'enciclopedia del mare, ho scelto, anziché arrivare a un pesce, un nome di un pesce, Nostromo. Però è una figura emblematica, tra l'altro, Sì. è molto importante anche. Allora, torniamo al brano che abbiamo ascoltato. Lasciamo perdere Nostromo, e noi ti chiamiamo Niccolò, ogni tanto ricordiamo che sei anche Nostromo. Abbiamo sentito il primo tuo disco, che è Giradischi, che è stato pubblicato il 10 maggio del 2019. È stato pubblicato prima del tuo album, ovviamente, perché è il primo brano pubblicato nel maggio 2019. Ecco, la storia di questo brano, Giradischi. È una storia un po' particolare, si rifà al mio passato e va a descrivere quella che era una. Allora, ci tengo ad aprire una parentesi. Tutto quello che è stato scritto nel primo disco è stato scritto molto di getto, cosa che in realtà sto continuando a fare, ora c'è un po' più di riflessione magari dietro. E Giradischi quindi è nato proprio in un momento in cui ve ne è venuta fuori, come uno dice, è successo. Così. Però E è venuta fuori è bene, venuta. No, lo dico eh? No, te anch'io, lo anche dico se è io, un te lo dico. brano che non sopporto più. Ma magari per te è sempre una creazione, non sopporti più, però devo dirti che è venuta molto bene. A noi Grazie. piace, a me piace personalmente. Giradischi. Scusami, prosegui. Prego, ci mancherebbe. E è un brano che parla quindi di una situazione che ho vissuto tempo fa. E va proprio a descrivere quello che era questa sorta di relazione, cioè era carica di silenzi, di questi silenzi, no, poi come dico anche nella descrizione, che però davano un colore, no, alla stanza, no, in cui ci trovavamo. Era una relazione in cui c'erano poche parole, ma nonostante questo c'erano molte dimostrazioni. E una relazione, un continuo inseguirsi, la mia necessità in realtà poi di scappare, e quindi insomma tutta quella confusione che avevo in testa è diventata giradischi. Scritto da te, Sì, musicato da te, musicato non solo da me, non cioè solo da io te. scrivo chitarra e voce, poi ho una splendida squadra che chiamano i tonni, i miei tonni. Sì, l'ho letto questo, cioè giusto per dare un'assonanza a quello che è Nostromo, giustamente, no? Esatto. O una continuazione, una proseguizione. E poi quindi lavoro con Eliano Ficca, Francesco Caggiula e Riccardo Belleggia, che sono appunto la mia squadra, e lì insieme cerchiamo di dare un po' colore ai miei sentimenti, alle mie emozioni. Senti, è un'etichetta. C'è un'etichetta per Sì, questo album, è molto importante. c'è un'etichetta che è Trident Music, e la distribuzione, la licenza invece è Sony Music. Quindi è un brano prodotto da Dario Preneddu, Pruneddu, sì. Prunettu, scusami, è mixato da Antonio Polidoro.
sì, masterizzato da Giovanni Versari, questa sera siamo informatissimi, scritto ovviamente da Niccolò Santarelli alias Nostromo e poi arrangiato dalla tua squadra. Senti, ho letto una frase molto bella, molto intrigante, che adesso ti leggo e poi dopo tu mi spiegherai che cosa volevi dire con questa frase. Allora, Giradischi è la canzone del desiderio, ma anche della rassegnazione ai colorati silenzi che riempiono le stanze. Giradischi è quell'amore particolare, quello che non si accetta facilmente, ma si desidera più di ogni altra cosa. Che cosa volevi dire e qual era il messaggio soprattutto che volevi far arrivare all'ascoltatore nel momento in cui ascolta il tuo brano Giradischi? È un po', no, ritorno su quello che stavo dicendo prima, cioè io con queste parole sto realmente descrivendo quella che è una relazione abbastanza malata. E poi in realtà quello che doveva arrivare all'ascoltatore io non l'ho pensato, è una roba che a quanto pare a modo suo è arrivata, però non è che sono lì a scrivere pensando a come deve essere, no, percepito il testo, a come deve essere interpretato. Poi in realtà ognuno è libero, no, di leggerci ciò che vuole. C'è, no, un'interpretazione soggettiva. Sì, cioè tu dici, tu metti tutto quello che hai tu dentro, tutto quello che tu vuoi esprimere, poi all'arrivo è soggettivo e quello, sì, che l'ascolta ovviamente percepisce il messaggio che vuole percepire, ma probabilmente coinciderà, il grande successo è quando il messaggio coincidono, quando tu vuoi lanciare un messaggio e il radioascoltatore riceve quel messaggio che tu, sì, vuoi dare. Immedesimandosi magari nelle parole, no, che poi non è cioè io chiaramente in un testo di una canzone non scrivo dettagliatamente cosa mi è successo, no? Poi insomma, scrivendo si tende sempre, no, a romanzare un po' ciò che accade, però ecco, mi sono perso. Semplice, non sono abituato. Bellissimo. Beh, ma è fatto ci per sta, perdersi. È fatto per perdersi. Il programma è fatto per perdersi e per metterti in grosse difficoltà. No, stavo pensando. Stavi pensando, ho capito. Stava componendo, secondo me. Esattamente, stava componendo. Ma siccome sa e prevede qual è la mia prossima domanda, che è molto cattiva e molto più incisiva, allora stavo pensando alla risposta che voleva darmi. Perché? Perché qualcuno ti ha definito in questa maniera. Nostromo non è vintage, non andrà mai di moda, perché non passerà mai di moda. Nostromo è il tatuaggio sotto all'Oden, il giradischi con cui ascolti la musica, ma soprattutto Nostromo è il ricordo nostalgico che sai portarti dietro e vivere nel tuo futuro. Questa è una frase fantastica, una descrizione molto bella, direi. Non vogliamo sapere chi l'ha scritta, ma chi l'ha scritta probabilmente ti conosce molto bene. Sì, cioè, possiamo anche dirlo chi l'ha scritta. Sì, io son curiosa. Sei curiosa, ecco, sì. Adesso si è sciolta, poi sono guai. L'ha scritta Teo Filippo Cremonini, che è un ragazzo che fa parte del collettivo KMCF, che è insomma tutta un po' lo squadrone che a Bologna ci ha dato la possibilità poi di arrivare insomma alla Trident, a Sony. Ma parente del famoso Cremonini? No. È la prima cosa che ho chiesto anch'io, sì. Ma no. E quindi stavo dicendo che Cremonini ha scritto queste frasi bellissime. Sì, diciamo che lui è stato in grado poi di mettere su carta quello che avrei voluto insomma trasmettere io, cioè Nostromo è un progetto che ovviamente si rifà a ciò che piace a me, cioè al mio mondo, al mio universo. Io sono una persona che adora tantissimo il vecchio, dalla musica agli oggetti, anche il modo in cui sono vestito penso sia abbastanza palese. E, un po' retro, abbastanza, ma nello stesso tempo proiettato verso il futuro. Esattamente, quindi noi giochiamo insomma un po' con questa cosa, cioè con la musica del passato e la musica del presente o del futuro. Vengo da un progetto in cui si faceva elettronica, quindi sono anche amante dell'elettronica, ma allo stesso tempo una bella schitarrata e voce pulita, vecchio stampo, insomma, è quello che gli archi, noi sono un amante degli archi, queste melodie molto retro, sì, che accompagnano i tuoi pezzi e che comunque vengono accoppiati a quelli che sono i ritmi moderni e la musica moderna. Esatto. Senti, la tua attività
solo io questa sera, tu mi stai guardando. Beatrice, tu mi stai guardando. Perché è un è una domanda, io e lui, io e Nicolò. In questo momento io e Joy abbiamo deciso di lasciarvi campo libero. Ah, grazie, molto gentile. Perché è molto interessante molto questa gentile. Cosa, quindi poi interverremo. Adesso dopo. Volevo sapere, la tua attività musicale nasce quando? Allora, io ho iniziato a cantare, non a scrivere, Emilia. È 14, 13, cioè, ho iniziato molto tardi. Recentemente, quindi, non prestissimo, non da piccolo, insomma. Sì, beh, no, che canto per diletto, sì, sin da piccolo è una cosa che ho sempre adorato. Ma suonavi fare. Anche da piccolo? Sì. Cioè, io mi ricordo proprio questi pomeriggi al Duomo, no? Questi infiniti pomeriggi a suonare la chitarra, inventare canzoni scherzosamente. E questa è una cosa che ho sempre fatto e che ho sempre ricercato, nonostante poi in realtà abbia avuto la sfortuna di avere un gruppo di persone che non facevano musica. E è stato molto limitante in realtà, perché io avevo un gruppo di amici che erano discoteca e altre cose, quindi ho sempre cercato in qualche modo di trovare il mio spazio, che poi è sempre stato difficile in realtà trovare, e che ho avuto la fortuna poi di appunto trovare una volta trasferito a Bologna. Ecco, quindi la tua attività musicale, la tua iniziazione, possiamo dire che inizia da Bologna. In realtà no, perché i miei ultimi 2 anni qui a Fermo, in questi ultimi 2 anni ho conosciuto dei ragazzi che in realtà già conoscevo, ma insomma abbiamo approfondito questa conoscenza e a loro mancava un cantante. Il progetto si chiamava La Stanza di Vetro. E era un progetto che io avevo avuto modo di sentire da un altro amico, e a me caricava molto, mi piaceva, e quando insomma mi è stato proposto di cantare con loro, per loro, per me è stata una grande gioia, l'inizio di qualcosa. Questo risale a che periodo? E questo siamo nel 2014. Nel 2014. 13, gruppo 14. Di Fermo proprio. Gruppo di Fermo, tra cui c'era Riccardo Belleggia, che ora ho portato con me. Hai assorbito nel tuo gruppo? Nella squadra c'erano Enrico Marcucci e Francesco Sciortino. Eravamo un bel gruppetto. Quindi inizia tutto da Fermo, in questi 2 anni. Sì. E poi ti trasferisci a Bologna. Poi mi trasferisco a Bologna. Hai studiato a Bologna? Sì, mi sono laureato a Bologna e nel frattempo è nato tutto per caso. Cioè, è stato veramente assurdo. Poi... E dopo magari ve lo racconto, cioè, certo. Un po'. No, poi sentiamo, sì. Ma io credo che la curiosità è di Beatrice e di chiacchiero più di voi, sì, veramente è vero, tantissimo. Non le provocare però, non le provocare, attendo. Ma in che ti sei laureato? Scienze dell'educazione. Dell'educazione. Un collega tuo. E che attinenza ha con la musica? Beh, in realtà era una cosa che... A te piaceva? A me piaceva. Io vorrei fare l'insegnante, quindi nel frattempo sto studiando pedagogia, mi sto prendendo la laurea magistrale, vediamo insomma. Questa è una passione, cioè, sì, anche questa è una passione, questo è il bello, cioè, non solo la musica è la mia passione. Certo. Il lavoro non ce l'ho né da una parte né dall'altra, però... C'è qualcosa che mi spinge a fare. Su noi questo ti auguriamo di sfondare nella musica. Su questo è fuori ogni dubbio. L'insegnante magari lo lasciamo come seconda spiaggia, come secondo lido, come residuo, come terza spiaggia, come terza spiaggia. Rocciosa sì, sicuramente. Sì, se proprio non sai che fare, allora vai. Ma insomma. Allora. Noi faremmo un'altra pausa, io direi di fare un'altra pausa musicale, ma questa seconda pausa musicale è il secondo singolo che è uscito dopo Giradischi, che si intitola Le canzoni di mia madre. Perché questo titolo? Hai preso qualche canzone vecchia di tua madre, l'hai rielaborata, l'hai ripensata, l'hai rimusicata, o hai estrapolato qualcosa da queste vecchie canzoni? Bah, in realtà no, cioè nel senso, infatti molte persone mi dicono ma è la canzone che hai dedicato a tua mamma, no, poverina mamma non c'entra niente, però nel testo dico mi era venuta voglia di ballare vecchie canzoni, quelle di mia madre. Perché un po' cioè, tutta la mia passione per la musica, soprattutto per la musica italiana, il cantautorato viene dai miei genitori. E quindi sono andato a parare su mia mamma, poverina, che ci è finita in mezzo per quel discorso, ma in realtà è un brano che parla di tutt'altro. Sì, io su questo brano devo dirti che ho captato molta quotidianità.
perché tu parli del caffè della mattina, della spesa della domenica mattina, cioè di quelle sensazioni che molto probabilmente tutti proviamo nella quotidianità, nel giorno quotidiano. Quindi ti sei rifatto a questo, alla quotidianità della tua famiglia, di tua madre, o alla tua quotidianità? Sì, in realtà cioè, il brano è venuto fuori da una mia flashata, cioè il fatto che mi trovavo al supermercato, il mio sguardo si incrocia con lo sguardo di un'altra persona e poi tornando a casa ho partorito questo film contorto, però in realtà piacevole. Bello, è bellissimo. Davvero molto interessante. Sì, sì, sì. Non vedo l'ora che scriva io una adesso, canzone su di me. No, io adesso, no, io adesso te la voglio, abbastanza vecchia. Te la voglio far ascoltare. La voglio far ascoltare a tutti i radioascoltatori. Questo è il secondo pezzo che tu hai estratto da un album che si intitola Minuetto, un nome molto importante. Poi parleremo delle canzoni di mia madre e anche di questo album Minuetto, che è il primo album nel 2019, pubblicato nel 2019. Ti immaginavo sotto le lenzuola, ma tanto lì non ti ci trovo mai. Tu invece stai alla cassa della Conad, ferma in fila con le buste. E poi mi guardi e siamo tu per tu, mi cade tutto caduto giù. Tu che mi guardi con la spesa in mano, che mi sorridi e te ne vai lontano. E te ne vai lontano ma non torni più. Ti prego basta, smetti pure tu di dirmi quello che potevo fare. Non c'è più tempo, posso immaginare. E posso immaginarti anche se non potrei. Volevo solo che mettessi in play. Mi era venuta voglia di ballare vecchie canzoni, quelle di mia madre, quelle di mia madre. Ti immaginavo sotto le lenzuola, ma tanto lì non ti ci trovo mai. E ci ritorno sempre alla conna ad aspettarti, forse arriverai. E torno a casa e non ci penso più, non ho nemmeno la TV. E me ne resto con le mani in mano e il tuo ricordo se ne va lontano. E se ne va lontano ma non torna più. Ti prego basta, smetti pure tu di dirmi quello che potevo fare. Non c'è più tempo, posso immaginare. E posso immaginarti anche se non potrei. Volevo solo che mettessi in play. Mi era venuta voglia di ballare vecchie canzoni, quelle di mia madre, quelle di mia madre, quelle di mia madre. Potevo fare, non c'è più tempo, posso immaginare. E posso immaginarti anche se non potrei. Volevo solo che mettessi in play. Mi era venuta voglia di ballare vecchie canzoni, quelle di mia madre, quelle di mia madre. E beh, questa sera vi avevo garantito della musica fantastica e della musica fantastica. C'è anche Miriam, volevamo salutare Miriam Lanzidei che questa sera non è potuta essere presente ciao, qui con noi. Ciao, ci ciao. Ti dispiace tanto. Ma che fai? Però ci sta ascoltando. E lei è piaciuto il primo brano Giradischi. Anche questo è carinissimo. Anche molto. Allora, bello. Tu scrivi le canzoni di mia madre. È mia madre che mi dice di amare, di vivere nella limpidezza e di scendere ogni tanto a compromessi. Non scendi a compromessi? In realtà sì. Sì.
Sì. Però è anche tua madre che ti spinge a scendere compromessi? Ma è che è partito tutto un giorno, no? Sai, io comunque di dubbi, no? Sull'amore, su tante cose, spesso dico perché parlarne con i miei coetanei che magari ne sanno meno di me, quando posso parlarne con una persona che di esperienza non ne ha. E allora vado da mia mamma, le faccio, ma mamma, cioè, io non credo che la perfezione, no? questo amore di cui tutti parlano, di cui tutti scrivono, di cui tutti cantano, secondo me non esiste. E, cioè, che cos'è allora amare davvero? E mia mamma mi fa, secondo me amare davvero è saper scendere a compromessi. E quindi a compromessi bisogna scenderci. Quindi possiamo anche definire una canzone d'amore? Bah sì, cioè, poi la storia che è venuta fuori da questa canzone, no? Cioè, in realtà parla di me che incontro una persona e questa persona vuole magari, no, restare nella sfera prettamente fisica e io invece desidero qualcos'altro, quindi ritorno poi sul discorso del ballare, cioè vorrei ballare, che è una cosa che nemmeno si fa più, no? E quindi ecco, gira tutto intorno a quel discorso lì. Questa è la storia delle canzoni di mia madre. Eh sì. Ti ho interrotto mentre tu dici posso proseguire. Ti ho interrotto per raccontare questa storia di Bologna, giusto? Della tua esperienza bolognese. Prosegui, non ti interrompo. Okay. Parla come vuoi, quello che vuoi. Né Beatrice né Gioia ti interromperanno. Anzi, fai finta che noi non sappiamo nulla di te. Ti abbiamo appena visto, io per quello che mi riguarda cerco di accantonare tutte le notizie che ho letto. Ti vedo, potresti essere perfettamente il personaggio di un film di quegli anni 70, magari, che ne so, un commissario di polizia, un detective, un giudice, un giornalista, sì, un giornalista. Comunque il fisico del ruolo. Vai, stupiscici. No, io raccontavo come è nato poi realmente Nostromo, cioè mi ero già trasferito a Bologna da un po' e avevo abbandonato il progetto della stanza di vetro, avevo passato 2 anni di merda perché non riuscivo a rimettermi su, sai, quando tipo andavo ai concerti e guardavo gli altri suonare e mi veniva da piangere, ero arrabbiato quasi, ero invidioso. Però allo stesso tempo non riuscivo a venirne fuori. E un giorno era estate, stavo qui, ero ritornato a Fermo. E un mio amico che si chiama Federico, ho detto il nome perché c'è un motivo, poi lo spiego. Mi viene da me e mi fa: stiamo tornando a casa, mi fa: tu devi scrivere. Cioè, devi cantare e devi scrivere, perché secondo me è la tua strada. E io, che da 2 anni non facevo niente, non avevo mai scritto una canzone, cioè appuntavo pensieri sulla solita, no, agendina. E torno a casa, scrivo una canzone bruttissima che si intitola Federico. E da lì torno a Bologna e l'ex fidanzato della mia vicina di casa, che è Eliano, che adesso fa parte della mia squadra, mi sente suonicchiare questa canzone. Eravamo, insomma, in serata, quindi si beve un po', ci si lascia andare e mi fa: bella sta canzone. E dico: ah, wow, cioè, a qualcuno che non conosco piace, figo. E mi fa: me la registri? Dice: ma no, cioè, ma che vuoi? E la settimana dopo lui mi passa una schedina delle partite di pallone, no? Mi dice: guarda, fai questa, vedi, faccio questa schedina. E mi fa: se però la vinciamo, tu mi vieni a registrare il pezzo. E il caso ha voluto che, insomma, quella schedina fosse vincente. Vedi il destino. Cioè, scusa, ti ho interrotto, ma è troppo bello, Max. Sì, è vero. Stupendo. No, io non ho parlato, non mi ha interrotto. No. A Nicolò. Ho interrotto lui, però è bellissimo quello che ha detto. Cioè, come si fa a non stare sulla sedia? E di schedine io ne ho vinta una in vita mia, cioè quella, nel senso. È stata una bella situazione, perché poi io,
che non avevo avuto molta esperienza anche di registrazione in cameretta, perché così abbiamo iniziato. Mi sono poi ritrovato quindi a... nemmeno per mia volontà, cioè perché avevo perso, cioè vinto una schedina ma perso una scommessa quasi. Ho registrato questo brano e da lì che abbiamo iniziato a lavorare con Francesco Caggiula, che è l'altro ragazzo che era già amico con Eliano. E poi grazie a loro, comunque grazie al fatto che io facevo una cosa, loro mi stavano sopra, mi dicevano «Oh, questo è bello!» E poi quando hai qualcuno che comunque ti spinge... la voglia di andare avanti, cioè, cresce, certo. Sì, che bello. Io dico sempre: se fossi rimasto qui, probabilmente non avrei mai scritto canzoni. No, non credo, perché non credi un po' nel destino, che sì, un po' ci facciamo noi, però quando le cose debbono succedere, poi alla fine vai al supermercato, incontri uno sguardo interessante, torni a casa e scrivi, e magari quel giorno passa qualcuno, ascolta il tuo pezzo e succede quello. Cioè, Bologna sì, però anche Fermo no, anche per carità, però non so, cioè poi in realtà ci stavo pensando qualche giorno fa, pensavo proprio a questa cosa, cioè al fatto che forse effettivamente poteva essere quella un accenno di strada, cioè c'è sempre stato già il fatto che frequentassi persone completamente estranee alla musica. Comunque io avevo questa necessità, quindi cercavo di frequentare certe persone, di passare del tempo in quel modo. In terza media scrissi la mia prima canzone, eppure cioè non avevo stimoli esterni, amici che mi dicevano scriviamo insieme. C'erano tutte cose che mi... Però effettivamente qui non c'era nessuno all'epoca in grado poi di stimolarmi, cioè di portarmi verso quella direzione. Si è creata, cioè potevo prendere un'altra casa e io invece ho scelto quella casa e c'era quella vicina di casa che era la fidanzata di Eliana. E allora tu come te lo spieghi questo? Io sono stato fortunato. È il destino. Ho conosciuto la persona giusta. Al momento giusto. Sì. Bene, poi stasera sei qui con noi, vedrai le persone giuste al momento giusto. Che dici, Max? Arrivano subito. Ma ritorniamo al progetto. Sì. Io vorrei ritornare al progetto, poi dopo le storie ce ne racconta, perché ce ne ha tante di storie da raccontarci, almeno spero, o credo, sì. Due o tre soltanto. Ma il progetto Minuetto, come parte? Quindi il progetto Minuetto parte così, cioè scrivendo qualche canzone brutta, e poi è arrivato, no beh, le prime, perché nessuno le ha sentite, lo so io. Cioè in realtà, le prime che non sono state inserite nell'album, ma in realtà ce ne sono due che sono rimaste fuori dall'album, ecco, quindi... questa è stata la situazione, che un attimo ho fatto di cacchio, cioè c'è la Sony, c'è Trident, che sono comunque due colossi, e ci sono io che ho scritto due canzoni che fanno schifo, le altre sono state prese in considerazione. Cioè noi abbiamo ricevuto la proposta di lavorare ad un disco sotto etichetta. Il discorso Sony ancora non c'era, è subentrato chiaramente dopo, però già Trident era una bella opportunità, e io avevo quattro canzoni scritte e arrangiate male, e sono in qualche modo arrivate. Cioè io non smetterò mai di ringraziare Teo, appunto Teo Filippo Cremonini, che mi ha dato questa opportunità e che soprattutto ascoltando tre canzoni ha deciso poi di fare. Probabilmente un disco. Ha visto e ha letto in queste tre canzoni qualcosa di bello e qualcosa di futuro, di possibilità, di capacità tue musicali di creare delle canzoni che comunque potevano andare. Cioè non si sceglie una persona perché registra due pezzi malamente oppure che canticchia una chitarra, ma si sceglie una persona che molto probabilmente si pensa riesca a quantomeno a realizzare un album che possa piacere. Quindi è questa sicuramente quello che ha trovato in te Cremonini. Sicuramente sì. Senti, Minuetto è composto da 10 canzoni. Semi di limone, giradischi che abbiamo ascoltato, Carillon, Atomica, le canzoni di mia madre, anche questa abbiamo ascoltato, Minuetto, Vegan, Io, Tra noi, Arriverà e Nostromo. Ora, la pubblicazione del giradischi prima dell'album e le canzoni di mia madre è stata una strategia discografica o è stata una scelta tua, anche questa causale? Mi stai chiedendo se far uscire prima dei singoli. Esattamente. Diciamo che oggi funziona principalmente così. Cioè,
Per come stanno le cose, credo sia in realtà un po' da ingenui tirar fuori subito un disco. Perché... Ma e giradischi le canzoni di mia madre per farle uscire prima? Le hai scelte specificamente tu, quelle due, per farle uscire? Beh, ne abbiamo ovviamente parlato. Poi quando si firma un contratto discografico le scelte spettano principalmente a me, ma bisogna insomma sempre trovare la casa discografica, una mediazione, punto di incontro, una mediazione con la casa discografica. Giradischi era il brano più forte del disco e non c'erano dubbi insomma sull'uscita come primo. Le canzoni di mia madre in realtà è l'ultimo brano che è venuto fuori. Quindi, cioè l'ultimo che tu hai registrato, che hai composto. È l'ultimo insomma, che ho scritto. Che hai scritto. E c'erano altri progetti. Poi però insomma anche le canzoni di mia madre era un brano che funzionava, che poteva tirare, che restava comunque lineare, no? Sul discorso anche già di giradischi, cioè sono due brani abbastanza simili, sì. Poi sono due canzoni completamente diverse, però hanno... Sì. Sì, sì, ho comunque capito, sullo stesso filone, comunque vada, non ripetitive ma ascoltabili, e comunque è una prosecuzione l'una dell'altra. Sì, davano insomma un senso al personaggio, perché chiaramente uno fa uscire un singolo, lo spettatore, l'ascoltatore ascolta, poi dice poi che verrà, cioè non puoi far uscire un brano che è completamente diverso perché confondi le idee, no? È uscito quindi le canzoni di mia madre, abbiamo dato un senso a tutto. E poi l'ultimo è stato Io tra noi, che è uscito lo stesso giorno, cioè è stata la traccia singolo del disco, che è uscito lo stesso giorno quindi del disco. Del disco. Qual era il brano che ti piaceva, Gioia? Che tu stavi io dicendo Io tra noi. Qual è il brano invece che vuoi far ascoltare ai radioascoltatori adesso? Poi dopo ti sentiamo dal vivo, perché alla chitarra, oppure potremmo anche ascoltarti con quelle due canzoni che sono rimaste nel cassetto che tu non hai mai registrato. Ma non assolutamente, assolutamente no. È un'idea. Perché no? Potrebbero essere un grosso successo, oppure riportarle, tirarle fuori dal cassetto, rivederle, rivisitarle. Chissà. Ci sta pensando. Allora, qual è il brano che vogliamo ascoltare? Io tra noi? Sei pronta la regia per Io tra noi? Ascoltiamo Io tra noi, fra qualche istante ci ritroverete sempre qui su Stazione 41 con Music Room. Sono le 22:43:22. Siamo in diretta su Facebook e devo smettere di parlare perché Foxy mi fa segno che è pronto per la musica, ma io stavo dando tempo a te, per, chiaramente, per trovare la canzone Io tra noi, tratto dall'album Minuetto di Nostromo. Chiedi come sto, ti dirò non so. Il tempo passa, ma io resto sempre fermo qua. Disteso sul mio letto, crisi di personalità, crisi di personalità. Il vuoto intorno a me, il vuoto che c'è in me. Cerco un equilibrio prima che cada tutto giù, e senza le risposte annego e non ritorno su, annego e non rispondo più. E mi guardo dentro, non fa male, cerco risposte, sto per soffocare. E mi guardo dentro, ma non fa male, cerco un appiglio per ricominciare. Di strada ancora ce n'è, ma questa non è dritta, il sentiero scosciato, oh yeah. Se mi chiedi in quale posto ora me ne andrò, oh, oh. Cerco le risposte, ma io risposte non ti do, stavolta proprio non lo so. E mi guardo dentro, non fa male, cerco risposte, sto per soffocare. E mi guardo dentro, ma non fa male, cerco un appiglio per ricominciare. E mi
Io tra noi, ritornati in diretta su Music Room. Potete scrivere, potete chiamare al 351-767-2153. Questo era Io tra noi, tratto dall'album Minuetto di Nostromo. Ma Io tra noi, poi tu ti guardi dentro, ti stavi guardando all'interno. Esattamente. Ecco, e che trovi dentro di te? Era il primo... Vabbè, adesso non andiamo troppo nello specifico. Comunque trovavo... È stato il la prima volta che ho scritto una roba pensando più, no, focalizzandomi maggiormente sulle mie emozioni, sulle mie preoccupazioni, sulle mie ansie, piuttosto che, ecco, quello che poteva essere già parlare di un amore. E Io tra noi, quindi, è un brano un po' più introspettivo. Ma ti sei criticato mai? Ritornando, mi guardo dentro. Ti critichi a volte? Cioè, ti assogli al mattino davanti allo specchio, oppure ti dici potresti far meglio? No, beh, chiaramente. Cioè, io vivo perennemente bacchettandomi le mani da solo e dicendo non va bene. Non va bene. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Ma speriamo che ci sia qualcuno a fianco a te che dici guarda, stai sbagliando, prosegui per questa strada che va bene. Sì, però quando si è testardi, no, cioè non è facile in realtà avere fiducia in se stessi. Poi uno ne parla come se fosse, no, una cosa, se uno dice beh dai, cioè è ovvio, devi credere in te stesso. Magari certo. A questo punto sarei arrivato chissà dove se credessi in me stesso. Ma semplicemente sarei felice, no? Saresti felice, più sereno, più che altro. Più sereno, credere in te stesso. Scusa, ma la tua passione da dove nasce per la musica? Nasce proprio dai miei genitori. Cioè, io ho sempre avuto il ricordo di momenti di musica in famiglia, quindi dal cantare le cassettine e dei cartoni animati a poi ascoltare roba, insomma, un po' più impegnata. Quindi i tuoi genitori non suonano? I miei genitori non suonano, comunque di mestiere nessuno ha mai fatto niente. Se la cavano entrambi a cantare, infatti credo di aver preso almeno questo di buono da loro. E niente, quindi insomma si è sempre cantato molto in casa. E quali sono gli artisti che ti sono rimasti nel cuore, che tu ripensi quando sei davanti allo specchio e ripensi alla tua gioventù e ti hanno fatto amare la musica e questo mestiere? Come dicevo prima, principalmente autori, cantautori, autori italiani, da Pierangelo Bertoli, Guccini, De André, Dalla, De Gregori. C'è stata Bersani, che cioè, per me è figo, cioè bravissimo. E a casa mia si è sempre ascoltato questa musica. Pochi erano i dischi di musica inglese, no? Internazionale. E quindi poi vabbè, chiaramente alle scuole medie ho avuto la fase come tutti i teenager, sì, cioè poi lì sentivamo tutto il punk, pop punk, no, che c'era Green Day, tutta questa roba. E poi ho scoperto i Beatles e lì per me è stato la svolta, una definitiva. Fogna totale, perché facevo tra la terza media e il primo superiore e ho iniziato ad ascoltare solo quello, ma per un anno, due anni solo quello. E poi sono piano piano sempre poi ripassando attraverso musica che non avevo mai ascoltato, cioè gruppi internazionali, però alla fine mi rendevo conto che tornavo sempre a sentire la musica italiana. Cioè, io sono una persona che non si focalizza molto sulla musica, quanto più sulle parole. Sulle parole. Quindi per me... E canti solo in italiano? È sempre scritto in italiano oppure scritto in inglese? No, solo in italiano. Ecco, questo è un punteggio in tuo favore, da parte mia quantomeno, perché a me piacciono i cantanti che scrivono e che parlano e che cantano in italiano. Beh, ovviamente li capiamo meglio, no? No, a parte che li capiamo meglio, ma noi siamo italiani, io preferisco capire bene il contenuto di una canzone. Capire il contenuto di una canzone significa capire anche... La persona.
persona. La persona, ma a capire anche te stesso. E se puoi rifletterti o meno su quello che sta cantando in quel momento l'artista. Certo. Quindi io preferisco che il cantante canti in italiano, ma questo è ormai risaputo. Diciamo che non è nemmeno tanto facile scrivere e cantare in italiano. No, è difficile. Rispetto all'internazionale. Il resto non l'ho mai fatto. Beh, se uno va un po' a tradurre i testi non inglesi, spesso sono abbastanza leggeri. Anche di pezzi famosi, adesso se non prendiamo Bob Dylan oppure c'è tutto un filone che dice insomma cose abbastanza leggere, per cui scrivere in italiano vuol dire misurarsi anche con la letteratura italiana, con una critica che va appunto, sa dove andare a parare, per cui insomma offre il fianco e pare che ci siano dei messaggi per lui. Sì, beh, c'è Miriam Lanzidei non può star tranquilla, certo. A prescindere dal fatto che dice Massimo sei bellissimo, grazie. Questo lo dice. In realtà non è vero, siete bellissimi. Ecco. Ma questo era guardo dentro me stesso, quindi chiaramente parli di te. Parlo di me. Ma parliamo di A prescindere da questo, per Nostromo dice: come definiresti la tua musica e come hai trovato il tuo sound, la tua identità musicale? Ma cattivissima, eh? Allora, non è stata mai cattiva Miriam, ma questa domanda è un po' particolare e molto seria. Ma per me in realtà è una domanda semplicissima, perché la risposta non ce l'ho, nel senso che la mia identità, il mio sound, e che poi dico nostro in realtà in questo caso, perché il sound è una cosa che non ricerco solamente io, ricerco insieme ai miei tonni, ai miei ragazzi, e siamo in continua ricerca. Ora sto scrivendo il secondo disco e ho una difficoltà, abbiamo molta difficoltà a capire e a trovare quella che può essere la direzione, perché effettivamente un primo disco uno lo fa, magari dice mi piace questo, lo faccio, fine. Il secondo deve andare un po' a definire, secondo me maggiormente è un esame molto più difficile, deve andare a definire molto di più questo aspetto. Poi cambiano gli ascolti, cioè io chiaramente quello che ascoltavo mentre ho scritto il primo disco non è lo stesso che sto ascoltando adesso, quindi anche quello non aiuta, perché... E adesso quali sono le influenze? Sì, è vero, chi stai ascoltando, chi stai ascoltando adesso? Allora, a me il lockdown ha fatto molto male sotto questo punto di vista, ma anche dal punto della scrittura. Ho scritto molto meno di certe cose, ho parlato molto più di me stesso, cioè è un disco di Io tra noi il prossimo, tipo parlo un po' più di autoanalisi, faccio ma per ovvie ragioni, cioè non avendo stimoli, non avendo la possibilità di incontrare contatti di con vivere, le persone, di vivere, cioè sembra una stupidaggine, ma assolutamente, perché questo lockdown ci ha portati, molte persone si sono rinchiuse in se stesse o comunque hanno pensato a se stesse, hanno riflettuto sulla propria vita, su quello che vogliono fare per il futuro, quello che faranno nell'avvenire. Quindi è evidente che comunque in una situazione particolare come questa una persona sensibile possa rinchiudersi o parlare di se stesso, delle sue preoccupazioni, dei suoi malori, dei suoi malesseri, di tutto quello che si può pensare in una situazione dove si è rinchiusi, dove non c'è contatto con il pubblico, non c'è socializzazione, non c'è vita, e quindi non hai stimoli, come stavi dicendo tu. Quindi in questo successivo album parlerai di te stesso, ma quali erano le influenze, scusa, le generi musicali, ecco, musicali che stavi ascoltando, che ascolti, che allora, hai ascoltato in questi periodi? Anche di questo ne parlavo qualche giorno fa con la mamma di un mio amico. Però lui è sempre con le mamme, parla. Sì, perché lui vuol fare l'insegnante. Adesso non pensare cose strane. No, assolutamente no. Ecco, parla con le mamme perché lui ha uno spirito spinto verso l'insegnamento. Okay. Ha questa passione. No. In realtà... io ti giustificavo in questo senso, ma... Ci provo, esatto. Perché a microfoni spenti mi ha chiesto se ero la mamma di qualcuno che lui conosceva. Questa cosa non me l'ha mai chiesta nessuno. Con le mascherine sembriamo tutti uguali. No, probabilmente una passione per le mamme. Va bene. Okay. Oltre alla musica, ha una passione per le mamme. Adesso ci spiegherà il perché. No, parlavo con la mamma del mio amico Marco. Di questa cosa che sto per dire, cioè che io ho parlato anche prima, ho citato Guccini, ma io Guccini lo sentivo quando ero più piccolo, ma lo sentivo, non lo ascoltavo. Sì. Che sono due cose differenti. E quindi in realtà dalla quarantena io ho riscoperto Guccini.
cioè che era un artista che nella maggior parte dei casi non capivo. E infatti quando ne parlavo poi con mia madre, anche insomma in famiglia, dicevo: ma cioè, a me Guccini non è che mi fa impazzire, perché effettivamente non capivo, non avevo mai ascoltato realmente bene, no, quei testi parole. E invece sotto lockdown io ho ripreso in mano qualche canzone e mi sono saputo anche emozionare, cioè ho pianto con Eskimo e dici boh, cioè nel senso, ci sono tante altre canzoni che possono farci emozionare di più. Poi io sono una persona ossessionata dal tempo che passa, no? E quindi Eskimo era perfetta. Conosci Radici di Guccini? Sì, è molto bella, molto emozionante. Sì, sono, ti dico, cioè mi sembra strano perché no, uno dice non conosci Guccini. Io non mi vergogno a dirlo, che allora fino adesso non lo conoscevo, no? Cioè l'avevo ascoltato ma non lo conoscevo. Adesso sto iniziando imparando ad ascoltare a capire. Sì. Beh, se, può essere banale, no, dirlo, però in realtà a volte non si conosce il proprio marito, eppure ci dormi a fianco, no, per anni, e un bel giorno ti accorgi che non lo conosci affatto, e forse è stato meglio non averlo conosciuto fino a quel momento. Io ho una proposta, sì, non molto è ora, direi di sì. È ora del brano live. Prenditi la chitarra, suonaci qualcosa, facci sentire un brano, poi dopo ci spiegherai che cosa vuoi cantare. Noi intanto ricordiamo che siete in ascolto di Music Room ogni martedì sera dalle 22 alle 24, questa sera con Gioia Pagliariccio, Beatrice Bellabarba, Max Ventura, salutiamo anche Miriam Lanzidei che è a casa e ci sta ascoltando e che se vuol mandare le domande può sempre farlo. Il nostro numero di telefono è il 351 767 2153, e ovviamente potete anche sentirci ma vederci sulla nostra pagina di Facebook. Vi ricordo anche che se volete riascoltare questo appuntamento e la musica di Nostromo potete farlo sempre attraverso il podcast di Stazione 41 sulla pagina di Stazione 41. Il tempo necessario per poter far abbracciare la chitarra al nostro carissimo amico Nostromo, che ci canta dal vivo una canzone che ci canti, che ci... canzone che non hai fatto mai nel disco. Ero indeciso. Era indeciso. Faccio, visto che ho parlato delle mie influenze così... Mi sputtano subito, lo faccio capire. Faccio un brano che è un inedito, sarà nel prossimo disco e si intitola Cassetti. Bene, abbiamo una cosa fantastica, no? Abbiamo un inedito che ancora non è stato pubblicato. Quando uscirà il tuo disco? Non si sa. Non si sa? Non so nemmeno quando uscirà il primo singolo. Ah bene, quindi siamo, cioè, in anticipo completamente. Stiamo affrontando adesso insomma proprio il discorso, aspettiamo gennaio, io da gennaio. Sempre con la stessa casa discografica. Sì. Sempre con... E quindi non si sa ancora l'appuntamento per il primo singolo, no. E quindi non sappiamo nemmeno ovviamente quando uscirà l'altro LP. Però questo è un inedito, si intitola? Cassetti. Non raccolgo mai pensieri per paura di star male. Parlo poco con me stesso, nella testa un ospedale. Tu censuri ormai il tuo cuore, lo sai, non ti puoi fidare. Io respiro un altro amore, lo respiro e poi scompare. Sono stanco di cercare ancora e sempre l'evasione. Se t'avessi per davvero, placherei sta confusione. Smetterei anche di fumare, che rinuncia per te amore. Lo farei per respirare ogni singolo tuo odore. Se ci avessi anche provato a discutere col cuore, mi sarei già laureato. Avrei colto l'occasione, ma la vita m'ha portato a parlar poche parole, a racchiudere i pensieri laddove il sole muore. Mentre i giorni se ne vanno, mentre ho smesso di sperare, mentre apro i miei cassetti con la voglia di cambiare, tu ricorda le canzoni che ti piaceva ascoltare, io riscalderò la voce
solo quella mi rimane. Era Nostromo, è Nostromo, con Cassetti, un brano inedito che sarà contenuto nel futuro album. Nel futuro album. Ora, Cassetti, Cassetti è molto impegnativo. Che cosa hai nei cassetti? Che cosa hai rinchiuso nei cassetto? Nei cassetti, su, più che altro. Ci sono tante insoddisfazioni. Quanti sentimenti, quante insoddisfazioni hai? Sentimenti tanti, insoddisfazioni anche in realtà. Però è stato il momento in cui, in pieno lockdown, io poi mi sta sulle balle in realtà parlare del lockdown e collegarlo alla musica. Cioè, non ho scritto il pezzo dicendo siamo chiusi dentro casa, però effettivamente è successo. Cioè, è successo che ho cambiato modo di cogliere l'ispirazione. Mi sono chiuso in una camera e ho iniziato a pensare ad altro. Cioè, quelli che erano i pensieri che mi turbavano di più, poi sono riuscito a buttarli delle sulla canzoni, penna, sulla carta. Sulla carta. E in realtà tutto il discorso del lockdown ha avuto un senso. A me ha aiutato poi sotto tanti punti di vista, anche migliorare nella scrittura, no? Dedicarmi di più a proprio al senso delle cose, no? Che volevo scrivere. E poi a guardarmi dentro, cioè quello è un esercizio che comunque fa benissimo, secondo me. Questo mi sembra un testo molto diverso da quegli altri brani che tu hai contenuto in Minuetto. Sì. Molto più tranquillo, molto più sofferto, direi. Riflessivo. Sì, beh, questo è un brano che sarà nel disco come traccia... proprio così, cioè chitarra e voce solamente. Quindi non sarà un singolo, non sarà arrangiato con altre strumentazioni. Solo sì, c'è pochissima roba, ma insomma è un brano molto pulito. Ho fatto questo anche per ovvie ragioni. Cioè, non potevo fare il singolo magari, però quindi come l'hai inteso? Soltanto chitarra, che cosa ci metti per dare quel senso compiuto alla canzone? C'è davvero qualche doppia voce leggerissima, c'è il suono della pioggia alla fine e c'è un leggerissimo giro di piano sempre alla fine, però poi comunque è tutto in via di lavorazione. Certo, in via di sviluppo. L'idea è questa, cioè comunque lasciarlo come brano abbastanza spoglio, intimo. Senti, qual è il cassetto che vorresti aprire, quello che vorresti lasciar chiuso? Io in realtà sono per la scuola di tenere sempre tutti i cassetti aperti, nel senso che anche le cose che mi turbano comunque in qualche modo le devo affrontare. Eh sì, cioè, tanto me le porto dietro. Della serie è meglio affrontarlo prima che lasciarlo nel cassetto e esplode, esplodere successivamente. O comunque cercare di conviverci, no? Poi non so, magari sarà l'età, però a me il lockdown, oltre ad aver fatto bene, come dicevo, non prima, ma prima, ha fatto anche molto male, perché ho iniziato tipo a digrignare i denti la notte, questi suoi pensieri, capito? Che uno fa durante tutto il giorno e poi se li porta dietro anche durante il sonno. Beh, questo è evidente, che ti porti dietro tutto quello che pensi il giorno durante la notte. Beatrice, ad esempio, non dorme mai di notte. Sì, è vero. Lo confermo. Evita il problema. Evita il problema di rigrignare i denti, di ripensare a quello che sono i problemi del giorno. E mi sono finiti i denti, Max. Ecco. Non c'è rimasto più niente. Senti, invece... dicevi prima che hai una laurea e che ti piacerebbe insegnare. A quale fascia d'età ti rivolgeresti e perché e come? Saresti un insegnante delle scuole superiori, sì, delle medie, della primaria, dei bambini piccoli? No, per ora, allora io adesso sto lavorando anche come educatore scolastico e lavoro con bambini delle scuole elementari, quindi diciamo che non ci sto lavorando come insegnante, però è un'esperienza che già mi sta facendo capire bene o male, perché poi sui libri tante cose uno non le capisce, no? No, specialmente in questo campo bisogna buttarsi.
per forza di cose e anche esperienze ho avuto anche l'opportunità di, non so perché indico di là, poi ho avuto l'opportunità di tenere una piccola lezioncina su una scuola superiore in Sicilia, e ovviamente eravamo in lockdown, quindi l'ho fatto a distanza. In realtà mi sono trovato molto bene, cioè è una fascia di età che magari mi stimola un po' di più. Certo. Sarà perché ora sono giovane anch'io e cioè io non mi sento poi così distante, no? Poi da uno che ha 18 anni. Forse, cioè, in realtà sì, mi sento distante, però l'ho vissuto ti poco ricordi, fa. Ti ricordi, certo, com'è. E quindi quella è una cosa che magari tende a stimolarmi e... Sì, non so, sì, poi sì, io ero, cioè, ero un disastro a quell'età, quindi è come se in qualche modo volessi, no, darmi una pacca sulla spalla e farlo attraverso. Ah, che bella questa cosa! Cioè, lo sai, è vero, che, sì, davvero stupenda. Sì, ci penso ogni tanto, e in realtà è come se io mi ponessi dall'altra parte, pur essendo insegnante, è come se mi volessi incoraggiare. In realtà sono maestra e alla fine succede sempre che sono loro che ci danno poi la famosa pacca sulla spalla. Sì. Non volendo, sembrerà banale, ma ti giuro che è tutta verità. Quindi la consueta domanda che noi facciamo a un certo punto ai nostri ospiti: cosa faresti se domattina non ti ricordassi più di essere un musicista? È già scontata. Beh, continuerei a fare quello che sto facendo. Insegnante. No, cioè, sì, cioè, studiare per diventare, esatto, insegnante. Sì, probabilmente sì. Senti, per chi scriveresti una canzone? Per chi? Per chi scriveresti una canzone? Del panorama italiano, ovviamente. Ah, c'è una di quelle cose... Sì, beh, ti potrebbe capitare, perché sei giovane, sei anche fortunato e sei talentuosissimo. Io credo, Gioia e Max e Paolo, di non sbagliare, affermando che questo ragazzo farà molta strada. Beh, è vero, grazie. Però. No, comunque io non auguro a nessuno di ricevere una mia canzone, quindi a scrivere non scriverei per nessuno. Beh, che Max, però me le farei scrivere da qualcun altro. Ah. Se tu mi chiedi chi vuoi che... Sì, chi vorresti che ti scrivesse la canzone. Oh, allora quello sì, cioè ci sono tanti artisti che ammiro, cioè io oggi credo che uno dei più bravi che secondo me scrive dei testi che mi... in vita, quindi un cantautore in vita, è Bruno Risas. Bravo. E lui secondo me spacca e me ne farei scrivere dischi, cioè quello è il momento vero, in cui ti metti da parte e dici va bene, accetto volentieri, però insomma scrivere per qualcun altro ancora non mi sento, cioè riesco a malapena a scrivere per me stesso, quindi vabbè. Però per chi vorresti che interpretasse una tua canzone, ecco, allora se ecco, tu non vuoi scrivere una canzone, benissimo, per nessuno, ma una tua canzone, chi vorresti che la interpretasse? Ok, dai, rispondo. È un artista del passato. Non so, Ornella Vanoni. Bene, bene. Ornella Vanoni. Accettiamo tutto. Gino Paoli. Gino Paoli. Benissimo. Beh. Questo ragazzo non c'ha 25 anni. No. No, ce n'ha 82. Però li porta benissimo. Io invece volevo chiederti il momento in cui ti sei emozionato durante un tuo concerto. Allora, io adesso dico una cosa di cui non vado fiero, ma essendo molto timido mi capita spesso di aiutarmi prima dei concerti, certo, quindi bere. E ho fatto un concerto poco tempo fa, in realtà erano i primi di settembre, e quella sera non ho bevuto. In realtà il posto era bellissimo, era Bologna, su un mini anfiteatro, ma una roba super intima. E mi sono emozionato cantando Atomica. Atomica è uno dei miei brani preferiti del disco, comunque il più sentito. Quando l'ho scritto sicuramente l'ho sudato. E mi era successo sempre con Atomica di emozionarmi in altri concerti, quindi Atomica è il brano che in qualche modo mi tocca sempre. Ti tocca proprio nel cuore. Quindi ti commuovi. Questo ti succede quando ti emozioni? Sì, no, io piango come un bambino sempre, cioè, che bello, per qualsiasi cosa. Beh, una cosa bellissima comunque. Però sul palco non c'è Nicolò, c'è Nostromo, che tra l'altro è figo. Sì, è per quello a volte si alza un po' il gomito. No, è l'imbarazzo, sicuramente è una cosa che si può combattere in tanti modi. Poi è chiaro che quello più facile, no, spesso è
ti fai il bicchierino di troppo. E poi lì esce fuori, escono fuori tutti, no, quei, tutto quello che tutti c'è, quei lati del nostro uomo che purtroppo poi nella vita di tutti i giorni. Non adesso... sono alcolizzato, però ci tengo a dirlo, ma... perché mio padre poi... C'è anche Gianna Nannini che comunque va sul palcoscenico, beve per entusiasmarsi ancora di più. Quindi comunque vada. Adesso ti facciamo emozionare. È trascorsa già la prima ora, sono le 23:11, quindi abbiamo discusso, abbiamo sentito le canzoni. Ti facciamo emozionare con Atomica. Anche se non c'è una regola, mi manca l'unica risposta a quella domanda, quella fatidica. Anche se non c'è una regola, mi metto l'anima per non sentire più peso di questa musica. Anche se non c'è una regola e tu mi lasci a mezz'ora, anche se non c'è una regola, ti chiamo stupida per i tuoi finti silenzi da bomba atomica. E anche se tutto si sgretola, per me sei l'ultima risposta a quella domanda un po' retorica. E anche se non c'è una regola e tu mi lasci a mezzo, Atomica, anche questo un brano estratto da Minuetto, l'album di Nostromo. Anche Ricky ti fa i complimenti per il sound. E grazie. Devo dire, non lo conosci Ricky, ma sono tutti personaggi che ruotano intorno alla musica, quelli che ti hanno scritto e che ti hanno fatto i complimenti. Quindi comunque non è un gente normale che ascolta per la prima volta la tua canzone, ma gente che è abituata a sentire la musica, anche la musica di discoteca, per carità. Però come Ricky è una persona che ascolta l'esperienza, che ascolta non 24 ore su 24 ma quasi musica, sì. E quindi fai i complimenti per il tuo sound. Allora, tu sei davanti alla scrivania, scrivi davanti alla scrivania? Sì. Di base sì. Di base sì. Foglio bianco e penna. Che cosa scrivi? Testo o musica prima? Questa è una cosa che, insomma, se, per quanto riguarda me cambia, perché ancora sto studiando, cioè sto capendo qual è il mio metodo esatto, che poi un metodo esatto non c'è. Parte del disco, del primo disco, l'ho scritto così, cioè chitarra alla mano, pagina bianca davanti e veniva un po' tutto insieme, perché poi parte la melodia improvvisando parole, spesso quelle parole poi erano buone, gli inizi delle canzoni, la giradischi, Atomica, le canzoni di mia madre, cioè sono tutte canzoni che hanno le prime parole improvvisate e poi da lì è venuto tutto il testo. E per il secondo disco sto lavorando in modo diverso, perché mi sono accorto che se non c'è già un testo che mi convince, non riesco ad andare avanti. Cioè la melodia da sola non mi basta. Quindi
scrivo, magari scrivo prima il testo. Quindi vuoi un testo convincente, che ti soddisfi pienamente. Sì, mi sto focalizzando molto di più sulle parole. Sulle parole. Poi, poi aggiungi la musica? Sì, poi tiro fuori la melodia. E c'è un mood particolare che ti spinge a fare questo? Per dirti, qualche giorno prima, qualche ora prima, senti una particolare sensazione? Non parlo di ispirazione, parlo di stato d'animo. E qual è questo stato d'animo che ti porta a scrivere? Oppure c'è metodo? Adesso mi metto qui davanti, deve per forza uscire fuori qualcosa. No, in quel modo non riesco ancora a lavorare, cioè non ho quell'impostazione lì. Lo sento quasi come necessità, cioè c'ho il giorno in cui magari dico mi sa che la sto per scrivere. Sì. Perché me lo sento? Perché oggi tra l'altro ci ho pensato, quindi vediamo. Perché poi quando torno qua giù esce sempre qualcosa. Ah, vedi allora che fermo ritorna, ogni tanto, ogni tanto Bologna, ritorna fermo. Ma fermo da un po' l'ispirazione. Sì, ma non tanto l'ispirazione, perché poi effettivamente, specialmente già c'è poco da fare, figuriamoci. Quello sicuramente. Perché è la tua vita. Perché le tue origini, la tua vita. Il tuo vissuto. Sì, quando sto qua sto tranquillo. Cioè io a Bologna la notte non riesco a dormire più di 6 ore. E cioè quando torno qua non so nemmeno io come faccio, dormo ore e ore, che dico ma com'è possibile, no? Cioè quando torno qua comunque mi tranquillizzo, cioè c'è casa, c'è... Per quello prima ti dicevo radici. Ma sicuramente le radici hanno un ruolo fondamentale in ciò che faccio. E poi comunque dipende, cioè magari ecco, guardo, ho scritto un brano che si intitola Stagioni e ero in camera qui a Fermo, alzo gli occhi e vedo i miei vecchi CD. E da lì ho ritrovato i miei CD, non li ascoltavo più da un po' è venuto fuori un pezzo di cui sono davvero... Ma questo è di getto? Cioè nel senso, scrivi tutto il testo della canzone oppure devi riflettere, ritorni sul testo, abbandoni il testo, ritorni il giorno dopo, 2 giorni dopo, ci rifletti, cancelli, ripeschi le frasi che magari nei giorni successivi ti vengono? No, prima... Allora, adesso di base è una cosa che ho sempre fatto, scrivo prima strofa e ritornello, in modo tale poi da avere le idee chiare. Comunque già quando sulla carta ci lasci un sentimento, una sensazione, è anche poi facile ritrovarlo. E quindi di base completo la prima strofa e il primo ritornello. Poi chiaramente varia da situazione a situazione, c'è la volta in cui Cassetti ad esempio l'ho scritta così e ha molte più parole di qualsiasi altro brano che io abbia scritto, quindi sto foglio enorme, l'ho scritto tutto, che poi sono belle quelle situazioni perché poi lo leggi e dici cazzo ma sono stato io. L'ho fatto tutto intero in una volta. Perché poi il giorno dopo magari ti metti lì e non viene fuori niente, dici non fa per me scrivere. No, ma è assurdo. Senti, quanto tempo hai lavorato per l'album Minuetto? Minuetto. E perché Minuetto? Ecco, perché Minuetto, giusto? No, perché Minuetto, voglio dire, no? Rimanda a delle cose precise. Sì. È un nome molto famoso, lo ricordiamo tutti. Sì. E forse qualche influenza potresti anche averla avuta da una cantante come lei. Sì, allora partiamo dal tempo di preparazione del tempo disco. Di preparazione che è più semplice. Poi ne ascoltiamo un altro e poi passiamo alla definizione. Perché Minuetto? Okay. Ti facciamo pensare. Mi piace, sì. E in realtà, quindi è stato. Allora, ho iniziato a scrivere questo disco nel 2018. Finissimo 2017. E poi è arrivata la proposta e da lì avevo pochissimi brani, ho iniziato a scrivere. Poi abbiamo lavorato alle preproduzioni e diciamo che a Natale 2018 c'era già Giradischi pronta per uscire, che poi comunque è uscita a maggio, perché insomma ci siamo un po' rallentati. Ma il disco, il disco l'abbiamo finito proprio i primi di maggio. Cioè i primi di maggio il disco c'era, maggio 2019, quindi in realtà alla fine abbiamo trottato abbastanza, abbiamo anche più tempo da dedicarci. Ma secondo te è stato un processo naturale,
ricercato oppure è stato studiato? No, no, la cosa bella è che... Beh, allora, sicuramente è stato anche studiato, cioè le cose non vengono da sole, no? E abbiamo lavorato molto sotto quel punto di vista. Poi c'era anche una certa spensieratezza, perché non dovevate si sapeva dimostrare niente a nessuno con capito, il primo album. Quindi, è evidente. Quindi poi ci siamo lasciati prendere da sempre dalla mano, comunque da ciò che ci andava di fare, non ci siamo messi troppi paletti, e alla fine è venuto quello che è venuto. Quindi comunque è un disco abbastanza diverso, cioè i brani non sono tutti simili tra loro, ci sono brani che suonano in un modo, brani che sembrano un po' più elettronici, brani che sono un po' più classici, brani con ste sviolinate mina. Però il bello è stato quello, secondo me. Cioè, abbiamo iniziato a sondare il territorio, abbiamo il terreno, cioè abbiamo capito un attimo cosa ci piace. Cioè, quello è stato un disco, una sperimentazione. E adesso viene il difficile. Adesso viene il difficile, adesso viene la conferma del primo album, che è un album molto bello, e quindi adesso arriva la cosa più complessa, confermare la tua vena artistica, la tua vena musicale. Ma il secondo disco sarà un bel disco, un questo bel lo disco. Dico. Adesso capiamo la produzione, insomma, come lavorare, noi stiamo buttando giù idee, io cambio idea un giorno sì e l'altro pure, e quindi, però no, si sente che è un disco più maturo comunque. Senti, qual è la canzone che vuoi ascoltare sempre da Minuetto? Bah, da Minuetto facciamo che ascoltiamo Arriverà. Arriverà. Così. E che cosa, qual è la storia di Arriverà? Arriverà è un... in realtà è un brano che è venuto di getto, come gli altri, però non pensavo in particolare a qualcosa. Però ha una sua dolcezza, una sua... Cioè, ha un suo senso. Poi non sempre, no? Uno è consapevole di ciò che sta facendo. Cioè, spesso sì, uno si legge dentro, no? Pesca, tira fuori cose, ma non ne ha la consapevolezza. E io mi sono interrogato molto su Arriverà, perché mi sono sempre chiesto, ma Arriverà, cioè, di chi è, per chi è, di che cosa parla? Ma soprattutto, che cosa arriverà per te? Io non so come, né cosa, no? Dice, neppure dove, ma arriverà. Quindi comunque qualcosa arriverà. È quel qualcosa che... Adesso lo ascoltiamo, poi ritorniamo a parlare di Arriverà, ma finalmente ti facciamo pensare anche Minuetto, il titolo dell'album, e perché Minuetto. Tu mi hai lasciato da solo stasera, con i tuoi fiori in mano e l'atmosfera. Mi hai lasciato da solo per strada, e non capivo più com'era andato. Te mi hai lasciato da solo con me, e mi hai lasciato da solo con me. Arriverà, e non so come, neppure dove, ma arriverà. Quell'emozione che strappa il cuore arriverà, e non so come, neppure dove, ma arriverà, arriverà. Tu mi hai lasciato da solo stasera, il silenzio di una luna piena, e mi hai lasciato da solo per gioco, ed io credevo che durasse poco. E mi hai lasciato da solo con me, ed io detesto star solo con me. Arriverà, io non so come, neppure dove, ma arriverà. Quell'emozione che strappa il cuore arriverà,
Io non so come, neppure dove, ma arriverà, arriverà. E puoi restare un po' con me, e ridere un po' di te, e puoi restare, arriverà, io non so come, neppure dove, ma arriverà. Quell'emozione che strappa il cuore, ma arriverà. E non so come, neppure dove, ma arriverà. Arriverà. Allora, non abbiamo parlato dei tonni. Aspetta, allora no, prima ritorniamo indietro. Facciamo minuetto. Poi parliamo dei tonni, perché così vogliamo conoscerli anche, che ruolo hanno all'interno del gruppo, che cosa suonano, quali strumenti suonano, che influenza hanno su di te, chi maggiormente ha influenza su di te, chi più spinge per modificare una canzone o un suono. Adesso parliamo di Minuetto. Allora, Minuetto è un titolo che in realtà è stato molto... Io l'ho voluto più di ogni altra cosa, mi remavano tutti contro, diciamo le cose come stanno, perché chiaramente dicono: ma questa è una paraculata, cioè, ma che fai, non puoi chiamare un disco così, cioè un... Però io me ne sono fregato, un po' perché alla fine io questo sono, cioè, se... anche dici vuole essere un riferimento a... al brano Minuetto, che c'è di male? Cioè, non mi sto mettendo allo stesso livello, anzi, è un omaggio, mettiamola così. Ma poi era proprio il significato della parola che mi piaceva particolarmente, perché il minuetto è questa danza francese. È una forma musicale, no? Lo so. Sì. Però nel particolare, cioè, è questa danza francese che è caratterizzata da piccoli passi. Quindi mi piaceva come senso di tutto, cioè il fatto che il disco fosse stato preso proprio così, no? Con la calma, tutta la calma, tutta la tranquillità, lasciandosi andare, quindi questi piccoli passi, questa danza preparatoria, no? Questo era, non lo so. Mi piaceva voler preparare proprio anche l'ascoltatore, no, a qualcosa di delicato comunque. Cioè, non vuole essere un disco prepotente che uno te lo sbatte in faccia. È una roba così, a piccoli passi, cioè a piccole dosi, a piccolo. Ma questa spiegazione l'hai data agli altri componenti del gruppo? Perché quando tu hai lanciato un Minuetto avranno tutti pensato... molto coraggiosa scelta, perché riecheggia la canzone di Mia Martini Minuetto, scritta da Califano, bellissima canzone tra l'altro, ma anche strana per un album come il tuo, dopo molti anni una parola utilizzata da Mia Martini e da Califano ritorna su un album del 2020, del 2019, quindi te l'hanno contestata. Come hai spinto? Come li hai convinti? Bah, semplicemente ho detto lo scelgo, basta, io, fine. Dopo lì. Si fa così e basta. Io sono un leader, poi faccio le virgolette, però insomma, sono un leader che si interessa sempre dal punto di vista degli altri. Non mi piace prendere in mano la situazione con arroganza, cioè non fa parte di me. Se qualcuno sta ascoltando, qualche amico magari se la sta ridendo di cazzate, no, in realtà ecco, non ho sempre insomma preso ogni cautela, no, nei confronti di chi insomma avevo di fronte. Sul discorso del nome del disco ho voluto magari essere un po' più rigido, però insomma alla fine ci siamo trovati tutti in accordo. Chi più, chi meno, però Minuetto è un bel nome. E poi comunque ritorna anche su quello che mi sento di essere io, cioè, come leggevamo prima sulla descrizione, cioè il fatto che c'è una parte di me che comunque mi porta verso
dove mi porta, maestra? Cioè, qui l'artista tu lo vedi anche qui, no, da queste cose, perché lui mentre parla poi si perde, e ti guarda con questi occhioni dolci come per dire che cacchio, no? Che devo dire? Sì, no, perché secondo uno non si prepara le cose, questo è il bello della diretta, no? Quindi, beh, perché certo, sei giusto, giusto. No, mi porta verso il passato, cioè verso un momento che io non ho vissuto, cioè, io sono affascinato proprio da quello, quindi Minuetto era anche proprio quello, cioè te lo sto dicendo. Cioè, qui ci trovi una cosa che in qualche modo ti va a parlare anche un po' del passato. E tra l'altro riassumo un po' quelli che sono i tuoi percorsi. In una parola, Minuetto. Cioè, non è facile. Non è facile. No, era una bella parola. Insomma. Qual è un'altra bella parola che ti piacerebbe usare in questo momento? La parola del momento. La parola del momento? Sì, a parte Minuetto. Una parola che ti dici spesso. O che pensi, o che ti sembra musicale, o che ti fa pensare. Ah, non so, in realtà, adesso così a bruciapelo... Senti, allora te ne faccio un'altra. Perché non ci sono donne nel tuo gruppo? Come mai? Che ne pensi delle donne? Bah, non ci sono donne semplicemente perché non conosco donne che fanno musica e comunque... La prima donna del gruppo sono io, quindi io comunque voglio sempre tutti gli occhi puntati su di me. Vedi. Diciamo le cose. Hai due donne che cantano, che suonano e che cantano molto bene, tra l'altro. Quindi, che sono pronte e disponibili, ma anche da coro potrebbero fare. Oh, certo. La prima donna non è possibile. La prima donna è lui, è anche possibile. Beh, poi chiaramente non si è creata, insomma, la situazione per cui ci fosse effettivamente qualche componente della band che potesse essere donna. Io volevo un attimo intervenire. Diciamo che comunque è anche difficile trovare, diciamo, nella nostra realtà cantautrici donne. Cioè, è più facile, secondo me, non lo so, è più ricercato. Sì, è più interprete piuttosto che cantautrici, secondo me. Non so se condivido, nel senso che nel panorama, allora, se non guardiamo quello che succede dietro, no, ai riflettori, certo, quello che dici tu è pienamente corretto. Nel senso che effettivamente sono molti più gli uomini cantautori che le donne cantautrici. Viceversa, forse sono più le donne interpreti che magari uomini. Però oggi, secondo me, un po' le cose sono cambiate, sicuramente, certo, si sta cercando, si sta cercando di dare più voce anche alle donne, che è una cosa che in realtà un po' non mi piace, perché è così palese che tende a sminuire ancora di più, secondo me, no? Stiamo finendo su discorsi un po' più complicati, più complessi. Però spero di essere, insomma, chiaro. Sì. Cioè, abbiamo capito, cioè la necessità di dare spazio alle donne sminuisce chiaramente il valore della donna. È come se dobbiamo farlo per forza. Sì. Ed è una necessità farlo, mentre in realtà la donna dovrebbe emergere, di diritto, emergere, no? Di assolutamente, autonomamente, con la voce e con l'interpretazione. Però ha ragione lui, devo dire. Tu hai seguito tutte le puntate Music Room e non abbiamo avuto cantautrici donne nel nostro programma. Abbiamo avuto molti cantautori, molti interpreti, molti cantautori, soprattutto autori di canzoni maschili. Sì. Quindi abbiamo grosse difficoltà anche a trovare delle cantautrici femminili. Sì, infatti quello che dicevo era proprio questo. È una grossa difficoltà anche a livello nazionale, devo dire, anche se ci sono molte cantanti che emergono chiaramente. Assolutamente. Io volevo ritornare su Minuetto. Minuetto è anche un brano dell'album, però un brano particolare, un brano strano, possiamo dirlo? Possiamo dirlo strano. Perché è strano? Perché è un brano che non ha voce. Perché non ha voce? Perché non ha voce questo Minuetto? Beh, non ha voce perché là dove la mia voce è sempre protagonista, magari non venivano fuori, no, gli aspetti musicali. Io invece con quel brano ho voluto poi dare il nome al disco perché... al di là delle mie parole, delle mie melodie, poi c'era tutto l'aspetto musicale che poi, no, spesso anche senza parole si può cercare di dare un senso a quello che si vuole fare. E quindi Minuetto è un brano senza voce, dove c'è tutta una parte elettronica
e dove c'è tutta un'altra parte molto più classica, orchestrale, orchestrale. E a me le orchestre fanno impazzire, quindi non trovavo modo migliore per dare, insomma, spazio a... E noi adesso ce la sentiamo. Ah, sì, ci sentiamo Minuetto, che è il brano che dà il titolo all'album intero, che non è parlata, cioè non è cantata, ma è soltanto elettronica e orchestrale. Quindi ci sentiamo questo brano tratto comunque dall'album omonimo, Minuetto. Mio Dio, bellissima, bellissima, Max. Sì, è vero. Che abbiamo ascoltato? Dove siamo? Chi siamo? Abbiamo ascoltato Minuetto. Sono in Paradiso. Che è una parte orchestrale molto bella, devo è vero, dire. Sì. Qual è l'orchestra che ti ha accompagnato in questo Minuetto? Bah, ovviamente un'orchestra suonata con le mani, nel senso che è registrato molto bene. Ci sono dei programmi che oggi riescono a simulare perfettamente delle orchestre, poi sicuramente un orecchio, magari c'è, cioè, uno che l'orchestra la fa davvero nella vita, dice no, magari lo riconosce, però per noi esseri normali, cioè io nemmeno sarei in grado di riconoscerlo. Io pensavo fosse un'orchestra addirittura, quindi... No, magari, cioè, chiaramente il mio sogno è addirittura portarmela sul live, una piccola orchestra. Oh, che bello. Sì, ci vogliono un sacco di soldi, però insomma un sogno. Si cerca di arrivarci. Ci arriverai. Senti, adesso parliamo dei tonni. Non ne abbiamo parlato. Hai qualcos'altro da chiedere? Perché brano musicale avevi delle domande, avevi prospettato qualche cosa da chiedere. Allora, volevo chiedere delle cose particolari. Ho letto da qualche parte che tu sei un cantautore che parla dell'Eros. E quindi volevo sapere se Eros era in senso ampio, in senso lato, oppure dell'Eros anche quello fisico. Se ti ispiri anche a momenti di passione, non capita spesso di trovare qualcuno che ci parla proprio di questo, no? E poi ti volevo chiedere se hai molte fans. Perché mi sono arrivati dei messaggi anche da bellissime, stupende ragazze che vogliono sapere di più di te, se sei fidanzato, se sei disponibile a un colloquio, se non so, ecco. Allora, esprimiti come vuoi, ambasciatore non porta. Sì. Adesso parlo per 20 minuti, così arrivo alla fine che non finisco di dire tutto e lascio tutto sospeso a me. Soprattutto quella parte delle donne che chiedono e chiedo indirizzi. No, vabbè, in realtà allora scrivo dell'Eros in un senso più ampio, cioè poi chiaramente anche facendo l'amore comunque c'è comunicazione, cioè beh, è chiaro, cioè sembra una cosa così ovvia. Ma ovvia non lo è. Però ecco, è chiaro, cioè, a me non è mai piaciuto molto quel termine in quella biografia, cioè scrive dell'Eros. Mi sembrava un po' riduttivo in realtà. E in effetti, cioè, sembra uno che pensa solo alle donne, cioè non è così. Bene. E
Però poi, insomma, questo termine veniva compensato da altre cose, quindi non mi ha dato in realtà poi troppo fastidio. E quindi scrivo dell'eros, sì. Scrivi dell'amore. Anche, scrivo dell'amore. Ok. E poi quindi sia amore provato in senso fisico che... Che in senso spirituale, romantico. Platonico, no? Va possiamo bene, girarci intorno giusto. Quando ci pare. Va bene. Più fans femmine o più fans maschi? Non lo so, cioè nel senso... Non è, allora... Io non è che sono famoso, quindi non ho una fan base. Non ancora. No, però insomma i fan... in realtà non è che poi uno ci sta a fare caso, cioè maschio o femmina che sia, fa comunque piacere, quindi... Certo, ovviamente. Te lo chiedo perché a volte questo corrisponde a un tipo di sensibilità. Chi è più vicino a una sensibilità femminile ovviamente attrae di più... o il pubblico di un certo tipo, però non è detto, perché ci sono anche tanti ragazzi, uomini che sanno comprendere e andare al di là di quello che... Sì, ma in realtà che vuoi sapere, Petrice? Volevo sapere se è fidanzato. Adesso vuole andare intorno a questa filosofia, a questo eros in senso lato. Che vuoi sapere? Se è fidanzata. Non per me purtroppo, perché per le tue amiche, sì, per un'amica, per un'amica che ti chiama sul cellulare. Chiedo sempre per un'amica. Ma l'abbiamo inteso chiaramente. Sei fidanzato, soddisfa questa... Sì, sono fidanzato. Ci dispiace. Niente. E la fidanzata sarà in ascolto. Quindi la salutiamo. Ciao, cara Beata te. Fai le serenate alla fidanzata? Anzi, la disturbo quasi, no? Perché in realtà lei ha un potere su di me. Cioè, quando sono con lei poi riesco a sentirmi abbastanza libero. E magari poi scherzando prendo in mano la chitarra, no? Gli canto le canzoncine, gli invento i testi sul momento, faccio un po' di scemo, come si dice, però spesso sono anche venute fuori cose interessanti, perché poi quando riesci a sentirti talmente bene, senza freni, cioè, poi lì... Viene da sé. Molte cose vengono... Senti, ma è una tua critica? Cioè, la tua fidanzata critica le tue canzoni? È un'ascoltatrice, un'ottima ascoltatrice? Ti dà consigli di come, se modificare il testo, non modificarlo? Oppure ascolta e basta? Beh, diciamo che io poi la prendo sempre in giro, perché spesso non è in grado realmente di dirmi se una cosa fa schifo o meno. Cioè, che poi ci sta, è come se lo faccio ascoltare a mia madre o a mia sorella, che magari... Già, i miei fratelli sono più stronzi. Mio padre pure. Già, cioè, nel mia senso, madre... ti dico, è una schifezza? No, se una cosa non piace, non piace. Ti dico sinceramente, sì, non mi piace. Sì, io nemmeno mi offendo, c'è una cosa che poi a me... Io preferisco sempre quel tipo di sincerità, perché è poi chiaro che a me... mi guardo allo specchio a quel punto e dico no, ok, riprendiamo, rifacciamo, sistemiamo. E lei invece magari spesso mi dice a me piace, cioè non riesco a giudicarla in altro modo, quindi sotto questo punto di vista non è d'aiuto per niente. No, ecco. Assolutamente. È perché lei lo ama, legge la musica, certo. E la canzone sotto con gli occhi dell'amore, certo. Quindi tutto quello che tu le canti è bellissimo per lei, no? Sì. Sono fortunato. Sei fortunato per questo, sicuramente. Senti, volevo chiederti, quindi concludiamo con Minuetto, poi sentiamo un altro brano dal vivo. Scegli tu. No, dai. Dal vivo. Ve lo faccio dal vivo. Dal vivo. Minuetto, possiamo definirlo come un disco d'amore sotto diverse sfumature, oppure è un disco pop? Come lo definiresti? Minuetto è un disco che parla di tante cose e parla anche d'amore. E è un disco pop, indie pop, non so, oggi tutte queste etichette a me non ci fanno capire più niente. E come ti etichetti tu? Io vorrei etichettarmi come un cantautore. Non so se ancora me lo posso permettere, perché comunque il termine cantautore è un termine molto importante. E quindi in realtà vorrei etichettarmi così. Ripeto, non so se me lo posso permettere, ma io cerco, ecco, di sentirmi così.
e basta, cioè indie pop. Ma tra l'altro il pop è una canzone popolare. Sì, esatto. Che sì, riempie completamente tutto il quadro, quindi parliamo d'amore, parliamo d'amore sotto qualsiasi sfaccettatura, parliamo di esperienza di vita. Un disco pop in senso lato, considerando. Sì, sicuramente, che apro questa piccolissima parentesi, sicuramente l'amore, cioè la voglia di parlare d'amore mi ha aiutato tantissimo a scrivere il disco, perché prima non riuscivo a scrivere perché mi sentivo uno scemo a scrivere d'amore. Dicevo, ma cioè, non voglio parlare di questo. E poi chiaramente uno si rende conto che l'amore innanzitutto non è solo l'amore che provi per una donna. Assolutamente. E quindi uno dice, ma cioè, se a me muove questo qualcosa ora, a st'età, che sono giovane, a che devo pensare? Se non a questo e ad altre cose. E perché non lo devo scrivere? Perché non lo devo scrivere? Da lì poi è venuto tutto. Giustamente. Fuori. Allora, ritorniamo dal vivo con Nostromo. Una canzone si chiama? Carillon. Carillon è sempre tratta da Minuetto. Sì. Mi sono stancato di prenderti da dietro per portarti a casa. E scusa se parlo in dialetto, detesto quella tua risata. Mi sono stancato pure di te e delle tue incomprensioni. Sussurri parole all'orecchio, mordendo ogni tanto i miei lobi. Ma però già lo so che non ti rivedo oggi, che poi ti rivedo sabato. Ma però già lo so che domani è un altro giorno e non è mai sabato. Ma però se dovessi rivederti spalle al muro resterò. E lo so e che non so quanto conta essere grandi se poi dentro suona un carillon. Però mi sono stancato pure di me, che passo ormai il terzo bicchiere. Sapore di sale, sapore di te, sapore di tutte le sere. Ma però già lo so che non ti rivedo oggi, che poi ti rivedo sabato. Ma però già lo so che domani è un altro giorno e non è mai sabato. Ma però se dovessi rivederti spalle al muro resterò. E lo so che non so quanto conta essere grandi se poi dentro suona un carillon. Però e voilà. Carillon tratto ancora dall'album Minuetto. Questo è un brano che ha eseguito Nostromo dal vivo, ovviamente su Stazione 41. Mancano pochi minuti, vogliamo sentire un'altra canzone dall'album? Io direi di sì. Sentiamocelo. Sì. Sentiamo questo album che è bellissimo. Assolutamente sì. Scusami, dove possono trovarti i radioascoltatori? Dove possono rintracciare le tue canzoni? Dove possono ascoltarle? A parte su Spotify, visto che comunque l'hai messo già nella canzone sì. Giradischi. E possono trovarmi, sì, sono sia su YouTube che su Tidal Italia, Spotify, su tutte le piattaforme comunque musicali. Piattaforme musicali si piattaforme. Digitali, piattaforme digitali. Digitali, musicali. Piattaforme digitali, il tuo sito è Nostromo. La mia pagina, la Instagram, pagina Instagram è... si chiama Nostromo come il tonno, tutto attaccato. E sì, anche su Facebook sono uno stromo come il tonno. Eh sì, perché se mettevo uno stromo e basta, poi sembravo il tonno. Invece uno stromo come il tonno è più...
Ah, quindi certo. Direttamente Nostromo come il tonno. Sì. Certo. Vabbè, abbiamo i tonni, abbiamo gli altri colori. Dovevamo parlare di tonni, ci siamo ancora riusciti. Niente. Poveri disgraziati, nonostante che loro sono un elemento fondamentale. Nel gruppo non ci siamo ancora riusciti a parlare. Però qualche minuto glielo dedichiamo. Adesso sentiamo una canzone tratta dall'album, poi la commentiamo brevemente, ma poi finiamo con i tonni. Parliamo dei tonni. Qualcosa dedichiamo anche a loro. Anche loro hanno un ruolo molto importante nel gruppo, nel tuo gruppo. Direi di sì. Sentiamo un po' di musica, grazie. Sento la fretta che mi assale ed io non voglio più viaggiare in questo grande mare aperto sotto un cielo blu. Io voglio naufragare e in fondo sono solo un uomo e non ho voglia di star male e poi chiamarmi anche Nostromo. Ma come puoi solo annegare? Riscaldare quando dentro piove, in tempesta tra le tue parole, ai, e come mi fai, per raffreddare quando scalda il sole, ancorare alle tue parole, e come mi fai, e come mi fai. C'è il temporale da far male ed io non voglio più sperare in questa folle fantasia che non respiro più. Voglio dimenticare e in fondo sono solo un uomo e non ho voglia di star male. E puoi chiamarmi anche Nostromo, ma come puoi solo annegare? Ai, e come mi fai per riscaldare quando dentro piove, in tempesta tra le tue parole? Ai, e come mi fai per raffreddare quando scalda il sole, ancorare alle tue parole. E come mi fai, e come mi fai. Ai, e come mi fai per riscaldare quando dentro piove, in tempesta tra le tue parole. Ai, come mi fai per raffreddare quando scalda il sole, ancorare alle tue parole. E come mi fai, e come mi fai. Sento la fretta che mi assale ed io non voglio più cantare. Ci siamo, abbiamo quasi terminato, ci mancano tre minuti, mancano ancora tre minuti, ma con tre minuti possiamo dire di tutto e soprattutto dobbiamo parlare di questi tonni famosi. Allora, che ruolo hanno i tonni e che ruolo hanno avuto nella tua attività musicale? Come dicevo all'inizio, c'è stato Eliano in principio che ha deciso di investire del tempo su di me. Eliano Ficca. È fermano? Bolognese? No. Allora, Eliano Ficca vive a Bologna, è abruzzese, di Torricella Peligna, un paesino in montagna di 900 abitanti. Ci sono stato quest'estate, un posto magnifico dove il tempo si ferma, bellissimo, cioè sono stato benissimo. E Eliano quindi viene da lì. E che suona? Eliano è batterista, è laureato, è maestro di batteria lui, è laureato al conservatorio. Batteria jazz, come dico. Jazz. E poi ci abbiamo Francesco Gaggiula. Francesco Gaggiula invece è di origine gallipolina e vive a Bologna. Lui fa l'insegnante di inglese.
E è un Cesco è una parte fondamentale. Ma allora, tutti hanno un ruolo fondamentale. Poi chiaramente Eliano è molto bravo sotto tanti aspetti, è una persona in grado di cogliere magari da mie piccole idee buttate lì una potenziale hit, cioè tipo Giradischi era un brano che io stavo buttando e Eliano aveva sentito questa nota vocale e mi fa: ma sei scemo, questa è una hit. E mi fa: io boh, a me non sembra. E poi è diventata quello che è diventata. Stessa cosa successa con quello che dovrebbe essere il primo singolo del secondo disco. Io lo stavo buttando e lui mi fa: ma questa roba spacca, vedremo. L'ha tirato fuori, l'ha ritirato, l'ha fatto ritirare io fuori. Io ho una libreria di note vocali che ogni tanto insieme a lui devo ascoltare per forza, perché probabilmente c'è qualcosa dentro che io non ho saputo interpretare, cogliere. E Francesco che suona? Francesco suona la chitarra. Francesco ha dei gusti musicali eccezionali. E è una persona che è una persona realmente appassionata. Io credo che lui ami davvero la musica e lo dimostra ogni volta che mette mano sulla sua chitarra, mette mano sul computer, insomma sulla tastiera per lavorare i brani. È esplosivo, cioè, e poi vabbè, è un personaggione, cioè, spettacolare. Peccato non averli con noi questa sera, non averli sentiti. Magari con il prossimo album ce li porti? Certo, certamente. Finisce il lockdown, finisce il coprifuoco, finisce tutto quanto, speriamo. E però ce li porterai. E Riccardo? E Riccardo Belleggia è... È il nostro uomo. È una grande anima del progetto. Riccardo poi è una delle persone che mi ha fatto avvicinare l'elettronica. Perché suonava con me nel vecchio progetto che era La Stanza di Vetro, quindi io l'ho portato sempre con me, perché era una persona cioè io ho molta fiducia nei suoi confronti, so che lui è in grado di coprire tutte le lacune che io, Riccardo e Cesco possiamo avere. Lui è una persona che sta sempre è molto attento al particolare, conosce molto bene l'elettronica, quindi tutto ciò che riguarda poi l'aspetto del computer, no? Io lo chiamo lo spippolatore, perché è sempre lì a spippolare, a girare manovelle e a dare la pasta che manca ogni volta ai brani. Quindi te li sei scelti abbastanza capaci, giusti. Sembra stupido, ma in realtà sono loro che hanno scelto me. Sì, vabbè, scelti nel senso, vi siete scelti reciprocamente. Sì, si sono trovati. Poi abbiamo tutti. Insomma, e Riccardo che cosa suona? Riccardo è Riccardo tutto, cioè lui con noi quando andiamo a live suona sia la chitarra in alcuni brani, sia le tastiere, sia altro. Abbiamo terminato. Bello. Abbiamo terminato. Finito. Sì, purtroppo ci dispiace dover chiudere questa sera con Nostromo. Ci dispiace non proseguire, non aver ascoltato altri brani. Però abbiamo fatto cose belle questa sera, sì. E ci siamo sentiti molti brani belli tratti dal primo album del 2019 che si intitola Minuetto. Grazie a Nostromo. Grazie per la tua partecipazione questa sera. Grazie a voi. Grazie per la disponibilità, grazie per i live. Grazie a Gioia Pagliariccio, grazie a Beatrice Bellabarba. Grazie Max. Grazie a Foxy, grazie a Ricky. Ciao. Per la regia esterna. Dobbiamo lasciarvi, vi salutiamo, ci risentiamo martedì prossimo alla stessa ora alle 22, dalle 22 alle 24. Buonanotte, ricordiamo la maratona del 31 dicembre. Sì. Perché questo dobbiamo ricordarla, ovviamente, dalle 7 fino alle 24 con tanti ospiti, con tanti speaker, con tanta musica. Buonanotte a tutti, ci sentiamo martedì. Buonanotte. Avete ascoltato